Buonasera a tutti, siamo qua al Palamozza, si gioca l'ultima partita del girone B, ritorno del campionato di Serie A di pallamano della prima fase, si affrontano Panterai Modena, Ego Tavarnelle. La nostra squadra viene dalla sconfitta di Carpi e dalla partita precedente alla sconfitta col Bologna in casa, dove comunque abbiamo mostrato piccoli passi di miglioramento. E il Tavarnelle viene invece dalla sonante vittoria contro un Bologna però già qualificato come primo e alla Coppa Italia. E il Modena si presenta a questa partita con la possibilità, nel caso di vittoria, di agganciare il settimo posto in classifica, e questo vorrebbe dire, nel girone orologio che affronteremo a partire dal 25 di febbraio, partire con 4 punti sull'ultimo in classifica, e quindi significherebbe avere buone possibilità di proseguire nel nostro campionato nel tentativo di procedere e di andare sempre più avanti per vedere se riusciamo con i play-out, tutti i play-out che dovremmo affrontare, ad arrivare ad avere una possibilità di molto remota di poter rigiocare il campionato di Serie A il prossimo anno. La nostra squadra si presenta col numero 12 in porta Bonaccini, alla sinistra 6 Dondi, terzino 15 abbiamo Panettieri, centrale Filippo Barbieri, pivot Iaollari, altro terzino Stefano Rolli e sull'ala destra Luca Bortolotti. Il Tavarnelle, ricordiamo, è quart'ultimo, non ha ambizioni di classifica perché questa è la sua posizione, però viene, come ribadiamo, da una vittoria molto importante e prestigiosa col Bologna. È una squadra che naturalmente conosciamo bene, abbiamo giocato molte volte contro di loro, sia in Serie A quest'anno, sia in A2 gli anni scorsi. Il Tavarnelle è andato al tiro con Borgianni, ha parato Bonaccini che ha provato a lanciare il contropiede di Dondi, purtroppo è stato intercettato dalla difesa del Tavarnelle. Tavarnelle che si presenta col numero 24 Pesci, col numero 7 Vermigli all'ala destra, il centrale è il numero 92 Varvarito, il terzino sinistro, ecco che va al tiro, Bonaccini para e siamo ancora sullo 0-0. La nostra torcida comincia a farsi sentire, Providi è il numero 86, il terzino sinistro, il numero 3 è il pivot Borgianni, la formazione comunque del Tavarnelle è quella titolare. Di nuovo Bonaccini para e costruiamo l'azione noi. Filippo Barbieri per Panettieri che funge da centrale, Panettieri per Rolli per Bortolotti, Bortolotti traversa, ottimo smarcamento di Bortolotti, viene pestata la riga, Iaollari subito interviene sulla palla, gli arbitri fermano il gioco, non abbiamo capito perché, forse era stato il adesso l'arbitro va a dividere i due contendenti, Pesci e Barbieri. Comunque, palla ancora per il giallo-blu, Barbieri per Dondi, Barbieri per Panettieri, Rolli sbaglia la palla, contropiede del Tavarnelle, Pietrangeli prova a sorprendere Bonaccini, prende la traversa, però c'è un fallo da rigore, si presenta sul dischetto dai 7 metri, Borgianni contro Bonaccini, vediamo, sbaglia Borgianni e rimaniamo sullo 0-0. Certo che loro hanno già tirato 3 volte, 4 volte, anzi noi ancora non siamo arrivati al tiro in modo incisivo, bisogna che cerchiamo di sbloccarlo questa situazione, in attacco non siamo ancora incisivi, effettivamente siamo andati al tiro con troppa precipitazione da parte di Filippo Barbieri, la loro difesa era schierata, Pesci con la palla, di nuovo al numero 92 Barbarito, Bonaccini para, ha di nuovo il tiro all'ala, ecco Panettieri, no? Bisogna che siamo un po' più incisivi davanti, Panettieri, ottimo tiro di Panettieri,
se fischiato, fischiato sfondo, vai, fischiato sfondo probabilmente a Panettieri, non ci siamo ben resi conto quale fosse il fallo fischiato dall'arbitro, ma probabilmente fosse fondo. Pesci riesce ad entrare di nuovo. Bonaccini, che con le sue parate sta tenendo in piedi la squadra in questo momento. Panettieri, noi bisogna che andiamo al tiro, siamo ancora 0-0, 3:49 dall'inizio della partita. Rolli, Panettieri per Barbieri, Rolli, Panettieri, Dondi, Rolli, Barbieri, Panettieri, Dondi. Abbiamo perso di nuovo una palla, non riusciamo mica a essere incisivi nei passaggi. Non riusciamo a essere incisivi nei passaggi, poca precisione. La velocità sembra, le gambe, i ragazzi sembra che le abbiano, però siamo stati abbastanza imprecisi nei passaggi. Comunque per adesso il risultato è 0-0. Palla per il Tavernelli che rallenta il gioco. Pesci, provi di pesci. Ah, provvedi, no. Scusami. Parata di Bonaccini su Borgianni. Ecco, Panettieri per Rolli, Panettieri. Dondi, Barbieri. Finalmente riusciamo a liberare il tiro. Elvis Aulari, 1-0 per il giallo-blu. Pesci per Varvarito, provvedi, Pesci, il terzino avversario, riesce a segnare, a beffare Bonaccini. Panettieri, 1-1, Barbieri, Panettieri, Rolli, Panettieri. Dobbiamo cercare di essere più precisi con i passaggi. I ragazzi giallo-blu cercano sempre un pertugio per poter entrare nella difesa avversaria. Panettieri prova con 1-2 a penetrare nella 6-0 dei ragazzi toscani. Non riusciamo, naturalmente, come tutti gli altri avversari, come tutte le altre squadre, i nostri avversari si schierano con la difesa 6-0 contro la nostra squadra che non ha tiratori fortissimi da fuori. Barbieri sempre per Rolli, Panettieri, Barbieri, tiro, non inquadra la porta, Barbieri, sempre 1-1. Pesci per Varvarito, provvedi, Pesci, Tavernelle naturalmente ha tutto l'interesse a rallentare la partita in questo momento, non è che voglia correre moltissimo. Fino adesso al tiro c'è arrivato di nuovo Bonaccini, che riesce a fermare il tiro del pivot avversario. Dondi, gol di Dondi, 2-1. Borgianni, Varvarito, Pesci, Vermigli, Varvarito, Pesci, tiro di prove di fuori, ma viene fischiato 9, quindi palla ancora per i ragazzi in maglia verde. Ecco il pivot, Borgianni per Pesci per provvedi, dotato di una grande fisicità. Tiro di prove, ancora Bonaccini riesce a parare, però è rigore, viene fischiato rigore perché mentre il numero 9 andava al tiro dall'arbitrangeli è stato disturbato, quindi Pesci contro Bonaccini, 2 pari. Dopo 8 minuti siamo 2 pari. Rolli per Panettieri per Barbieri, Panettieri, Rolli,
dobbiamo cercare di entrare. Prova Barbieri da lontano, il portiere avversario Ciani riesce a ribattere, palla per Provedi per il numero due Varvarito per Pesci, Provedi, Pesci, Bonaccini tocca ma non riesce a trattenere, 3-2 Iaollari, 3-2 per i ragazzi toscani. Filippo Barbieri, Panettieri viene fermato irregolarmente da Provedi. Panettieri con Rolli. Rolli prova il tiro, viene fermato da Provedi. Ottimo il bel contropiede del Tavarnelle. Bisogna che però in attacco cerchiamo soluzioni diverse, non riusciamo a arrivare al tiro con decisione. Viene fermato irregolarmente dal numero 24 Pesci, Filippo Barbieri, Panettieri, Rolli, Filippo Barbieri, Panettieri, Rolli, Panettieri. Viene fischiato fallo a... C'era stato un fallo fischiato, un contropiede lanciato verso il numero 9 che però è stato fermato dalla nostra difesa, il numero 9 Petrangeli, quindi palla ancora dei gialli. Bortolotti per Rolli. Rolli per Panettieri per Filippo Barbieri. Finalmente Filippo si sblocca, riesce a saltare e a insaccare alla destra del portiere Ciani, 4-3 per il Tavarnelle. Per adesso in difesa abbiamo retto bene, dopo 10 minuti siamo 4-3, quindi la difesa ha lavorato nel modo giusto. Quello che un po' è mancato per noi è stato l'attacco, ha fatto molta fatica arrivare al tiro, cosa che invece i nostri avversari... Viene fischiato fallo dopo un quarto d'ora, non capiamo cosa sia successo, ormai era andato al tiro. Comunque il numero 24 Pesci, Provedi, Pesci, palla, fischiato passi, Panettieri per Barbieri per Panettieri, viene fermato da Provedi. Rolli per Barbieri, Panettieri, gol di Panettieri, ottimo gol di Panettieri, 4-4, la partita è ancora perfettamente in parità. Questa volta il nostro giovane Panettieri è riuscito a entrare nella difesa avversaria e a beffare il portiere. Barbarito, Pesci, Barbarito, Provedi, Pesci, ecco, scontro tra due pesi massimi, il nostro Elvis ferma il terzino avversario, molto fisico, molto forte, dotato di un tiro veramente al fulmicottone. Pesci, ottimo tiro di Pesci, Bonaccini battezza l'altro lato, e viene però beffato dal tiro di Pesci sulla sua sinistra. Dondi per Filippo Barbieri per Panettieri, Rolli è entrato intanto all'ala destra, il giovane Albertini, numero 8, l'unico mancino in squadra. Tiro di Rolli che però viene smorzato dalla difesa del Tavarnelle e l'intervento del portiere Ciani risulta abbastanza agevole. Palla per il numero 92 Varvarito. Per adesso i nostri avversari non hanno sostituito uomini in campo, il gioco è sempre quello,
però facciamo fatica. Provi da lontano, non riesce a... Ottimo intervento di Pesci sul contropiede lanciato da Bonaccini. Poi Pesci torna, riesce a prendere la palla e ad andare in contropiede. 6-4 per gli ospiti. Purtroppo il contropiede nostro non è andato a buon fine. Barbieri, Panettieri è entrato nel metro al posto di Rolli. Nunzio Di Matteo, ecco Nunzio Di Matteo con la palla, ottima palla per Bortolotti che riesce a insaccare il ruolo da pivot. Bravo Nunzio e bravo Luca. Siamo sempre lì, 6-5, a metà del primo tempo, la partita è giocata praticamente alla pari. Pesci per Barbarito, provvedi, Barbarito. I nostri avversari hanno nel tiro da fuori un'arma in più rispetto a noi, anche il pivot Borgiani è molto forte, però questo non vuole. Provedi viene fermato da Bonaccini e quindi la palla è ancora nostra con la possibilità di giocarcela sul 5-6 per gli altri. Panettieri, Nunzio Di Matteo, naturalmente coach Sgarbi alterna difesa e attacco, Nunzio Di Matteo e Stefano Rolli. Adesso abbiamo Nunzio nella fase di attacco, Nunzio Di Matteo prova a servire Albertini, purtroppo c'è un'incomprensione tra i due e buttiamo via un pallone che sarebbe stato molto importante, anche perché non è, la partita è, si sta giocando, i ritmi non sono elevatissimi, di conseguenza ci siamo attaccati, i nostri avversari la giocano a ritmi, torno a dire, abbastanza blandi, di conseguenza noi possiamo tranquillamente giocarci con risultati non... Ottimo Borgiani, riesce a prendere la palla, ottimo movimento di Borgiani che prendendo la palla costringe anche al fallo da 2 minuti Bortolotti. Questa è stata veramente una bella azione da parte del Tavernella e noi bisogna che anticipiamo, cerchiamo di anticipare questi passaggi, di intervenire prima, perché il pivot avversario è forte, quindi se lo lasciamo girare, lo lasciamo ricevere la palla, dopo è difficile da tenere marcato. Nunzio Di Matteo per Filippo Barbieri, Nunzio Di Matteo, Albertini viene fischiato, 7 si presenta dai 7 metri Nunzio Di Matteo contro Ciani, buon movimento di Albertini che è andato al tiro, si è procurato il penalty. Vediamo, 7-5 per gli ospiti, Nunzio Di Matteo contro Ciani, purtroppo come solito non riusciamo a concretizzare le opportunità che abbiamo su rigore, è un refrain che si presenta dall'inizio del campionato, con queste squadre qua non possiamo permetterci naturalmente di sprecare queste occasioni. Purtroppo con un uomo in meno hanno buon gioco i giocatori toscani, siamo sul 8-5, gol dall'ala, Albertini, Di Matteo, Albertini, Filippo Barbieri, Nunzio Di Matteo, Panettieri, Morris, viene Albertini, prova il tiro, il portiere Ciani la prende senza grossi problemi, ormai 2 minuti dovrebbero essere scaduti, cerchiamo di non subire altri gol. 8-5 per il Tavernelle. Barbarito, Pesci, bravissimo Filippo Barbieri che riesce a anticipare Borgiani,
fischiato 9 per il Tavernelle, pesci. Bonaccini vi ha toccato la palla, purtroppo gli scappa e riesce ad entrare. Albertini, di nuovo siamo in parità numerica, 9-5, non facciamoli andare via. Viene chiuso irregolarmente Barbieri, che ha provato ad entrare. Palla per noi, Bortolotti, Barbieri, ottimo gol di Barbieri. Questo è un gioco che dobbiamo cercare di fare un po' più spesso, sicuramente. 9-6, più 3 per la squadra chiantigiana, però siamo ancora lì. Adesso stringiamo un attimo in difesa, provvedi per Barbarito. Pesci, pesci sempre. Bellissima parata di Bonaccini, che riesce a toccare la palla sul pallonetto del pivot. Gol di Nunzio, che chiedono sfondo i nostri avversari, ma non è 9-7, quindi no, anzi gliel'ha dato, scusate, l'arbitro ha fischiato, infatti il fischio se l'ha sentito. 9-6, la situazione rimane invariata, sempre 9-6 per il Tavernelle. Pesci all'ala per il numero 8. Prove di parati Bonaccini. Nunzio di Matteo, gol di Albertini. Bravo il nostro ragazzino, che dall'ala di Mancino riesce a trafiggere Ciani. 9-7. La partita è ancora tutta da giocare, però i nostri avversari non hanno ancora cambiato un uomo, se non mi sbaglio. Vermiglio, Barbarito, Pesci, provvedi, Pesci viene ribattuto, Murato, siamo anche sfortunati, non ci va bene un rimpallo, comunque Pesci, provvedi, Pesci. Palo da parte dell'ala avversaria, e quindi la palla la rigiochiamo noi. 9-7 per il Tavernelle. Nunzio Di Matteo con la palla, Filippo Barbieri, Nunzio Di Matteo, Panettieri, entra Giacomo Boni all'ala, Giacomo Boni al posto di Nicolò Dondi. Nunzio Di Matteo, Panettieri, Nunzio Di Matteo, grandissimo gol di Nunzio Di Matteo. Il nostro tiratore dimostra sempre di avere il braccio caldo. 9-8. Provvedi. Pesci. Vermigli per Pesci. Provvedi. È entrato il numero nel Tavernelle, è entrato il numero 92, no scusate, si sono scambiati di ruolo Barbarito e Provvedi. Purtroppo c'è stato uno scontro tra due giocatori del Tavernelle, richiesta del medico. Sono per terra il numero 3 Borgianni e il numero 24 il numero 24 Pesci. Vediamo un attimo cosa c'è, l'intervento del medico. Per quanto riguarda Pesci, sembra una botta ginocchio contro ginocchio, però sì, sembra una botta, non pare che ci sia stata una distorsione, anche dall'espressione del giocatore sembra molto, sì, molto dolore, però non cose più gravi legate a una distorsione o al fatto che si sia girato comunque un arto, ecco. Borgianni si rialza, Pesci sta un attimo recuperando, il medico le ha applicato naturalmente ghiaccio e la bomboletta spray
per anestetizzare il dolore, però il giocatore viene portato fuori a braccia, quindi speriamo comunque che non sia niente di grave. Comunque si tratta di una botta al ginocchio. Il fatto che non si sia rialzato adesso, che non sia uscito con le proprie gambe, forse speriamo che sia solo una botta. Comunque naturalmente facciamo i migliori auguri al giocatore del Tavernelle. Entra al posto di Pesci, vediamo chi entra al posto di Pesci. Barbarito, entra il numero 23 Pierattoni al posto di Pesci per ruolo di centrale. Entra Pierattoni, Barbarito, Pierattoni, anche Borgiani è sceso, è entrato il pivot, l'altro pivot. Prova a entrare Barbarito, Pierattoni, il pivot numero 33, si tratta di Talluri Giacomo. Barbarito, passivo, l'abito chiama, tiro di Barbarito che viene ribattuto da Filippo Barbieri. Pierattoni, ecco Provedi, ottimo gol di Provedi che buca Bonaccini alla sua sinistra. Panettieri, 10-8 per il Tavernelle. Nunzio Di Matteo, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, Luca Bortolotti, Filippo Barbieri, Nunzio Di Matteo. Si prova a servire Panettieri che perde la palla purtroppo. Provedi per il numero 23, Pierattoni per Vermigli per Provedi. Pierattoni, Provedi, Pierattoni, vengono fischiati 2 minuti a Rolli, potevano non starci in questo. L'ala Pietrangeli si è andata a cercare il fallo, adesso giochiamo con un uomo in meno per 2 minuti, siamo al 23-38 del secondo tempo, sotto di 2 gol, dobbiamo stringere i denti. Pierattoni, provedi. Pierattoni, Pierattoni riesce a trafiggere Bonaccini. Bortolotti per Panettieri, Panettieri per Filippo Barbieri, Giacomo Boni, Filippo Barbieri, Panettieri per Bortolotti, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri per Albertini, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri, Filippo Barbieri, viene fischiato, passi a Panettieri. Non dobbiamo evitare questi errori che regalano comunque delle opportunità in più alla squadra avversaria, che di errori ne fa molti meno di errori non indotti. Ecco, palla nostra, Bonaccini, forza ragazzi, dai, mancano 5 minuti, la partita è ancora buona, più 3 per il Tavernelle. Filippo Barbieri per Panettieri, coach Sgarbi chiama il tempo. A fronte di una buona gara, di una discreta gara difensiva, i primi 25 minuti hanno messo in mostra i soliti pecche e i soliti problemi della squadra gialloblu della Panterai Modena, che sono quelli legati alla fase di attacco e soprattutto a
alla, diciamo, la perdita di palloni e dagli errori non indotti dagli avversari, che dovremmo cercare di limitare, soprattutto a questo livello qua bisogna che cerchiamo di limitare sicuramente per poter comunque essere competitivi contro tutte le squadre. Ricordiamo che questi hanno sconfitto il Bologna di 11 la settimana scorsa, chiaro, era un Bologna che non aveva più niente da chiedere al campionato, però solo dare 11 gol alla prima in classifica significa che comunque ci troviamo sempre di fronte a squadre a cui non possiamo concedere errori gratuiti. Il problema è sempre lì, noi purtroppo ne abbiamo fatti anche in questa partita, non tanti ma sono stati sufficienti per far sì che ci troviamo in questo momento a 3 gol di svantaggio, perché per il resto la difesa, Bonaccini ha parato bene, la difesa ha difeso discretamente e l'attacco, sì, la fatica, ha fatto fatica, però i nostri 8 gol siamo riusciti a fare. Dobbiamo limitare palle perse, errori, torno a dire, non indotti. Comunque vediamo, Nunzio, Di Matteo, siamo sempre un uomo in meno. Panettieri per Filippo Barbieri, è entrato Gennaro, il fratello di Nunzio, Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Panettieri, Gennaro Di Matteo, viene fermato da Provedi, palla ancora dei gialli, Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Panettieri, ottima parata di Ciani in questo modo, sul tiro di Panettieri. Siamo rientrati, siamo di nuovo in 6, adesso cerchiamo di difendere come abbiamo fatto fino adesso. Pierattoni, il centrale che ha sostituito Pesci, che si è fatto male, palo del su tiro di Vermigli, palla di Bonaccini per Boni non va a tirare perché era marcato. Gennaro Di Matteo si procura con esperienza 7 tiro dai 7 metri e i 2 minuti per Provvedi. Si presenta dai 7 metri Gennaro Di Matteo contro Ciani. Gennaro Di Matteo trafigge Ciani, meno 2, 11-9 per il Tavernelle, che però giocherà 2 minuti con un uomo in meno. Vermigli per Pierattoni per Talluri per Barbarito. Per Pietrangeli, Pierattoni, Barbarito, tiro, parata di Bonaccini. Nunzio Di Matteo, grandissima palla di Nunzio Di Matteo Bortolotti, però il portiere Ciani strega Bortolotti e riesce a ribattere il tiro del nostro pivot. Di nuovo palla per il Tavernelle, Pierattoni per Talluri per Pierattoni, Pietrangeli, Pierattoni per Talluri, viene fischiato 7, viene fischiato 9, Pierattoni, Barbarito prova a tirare, no, Talluri va al tiro, un tiro pretenzioso, non trova neanche lo specchio della porta e siamo con la palla ancora per noi. Nunzio Di Matteo viene fermato irregolarmente, viene fischiato 9, Bortolotti per Nunzio Di Matteo, scusate, per Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri. Viene fischiato fallo ad area, fallo di area o fallo di spinta a Bortolotti. Comunque, i nostri avversari sono di nuovo in 6, sì, dunque
provvedi, è entrato. Barbarito prova ad entrare a bucare la nostra difesa, viene contrastato bene. Barbarito. Pier. Non ce lo faccio fare. Viene fischiato, scusate, non avevamo capito bene la fischiata dell'arbitro. La palla ancora per il Tavernelle, l'allenatore del Tavernelle chiede il tempo per gestire l'ultima azione. Il tempo non è stato, adesso viene fermato, mancano 40 secondi alla fine del primo tempo, i nostri avversari sono di nuovo in 6 e vediamo un attimo. Chiaramente per noi sarebbe una bellissima cosa non andare alla pausa con 3 gol di scarto, ma con 2. Comunque adesso cerchiamo di difendere come abbiamo fatto per tutto il primo tempo. Il fatto che abbiamo preso su 11 gol fino adesso sicuramente sta a dimostrare che la difesa ha retto bene. Chiaro che ribadiamo che dobbiamo essere più incisivi in attacco. Poi la squadra, la Pantarei è questa, ma oggi stiamo comunque giocandocela alla pari con la squadra toscana, di conseguenza vediamo come vanno a finire questi 40 secondi, come va con questi 40 secondi e poi dopo attendiamo con buone speranze il secondo tempo. Palla per il Tavernelle, palla per Barbarito, provvedi, Barbarito, Pierattoni ancora, prova ad entrare, Pierattoni, Telluri, provvedi che cercano naturalmente l'uomo col tiro migliore, viene fischiato. 7 per fallo su Provvedi. Entra Giacomo Resci al posto di Bonaccini. Vediamo se riusciamo. Se Jack riesce a intercettare il tiro dai 7 metri di Petrangeli. Dopo ci rimangono 15 secondi per completare l'ultima azione. Pietrangeli contro Jack Resci. Grandissima parata di Jack Resci, ottimo intervento, era quello che ci voleva in questo momento. Barbieri purtroppo perde la palla, grandissimo, riesce comunque a deviare. Abbiamo comunque sprecato di nuovo in attacco, però Jack Resci con un doppio intervento sia su rigore che su tiro a porta sguarnita del terzino del Tavernelle riesce comunque a far sì che la nostra squadra vada a riposo con 2 gol di scarto. 1-19 per il Tavernelle. Ci vediamo per il secondo tempo. Eccoci qua per il secondo tempo. Palla in mano da Pantarei. Pantarei Modena che si presenta con Bonaccini tra i pali. Albertini alla destra. Gennaro Di Matteo, Luca Bortolotti pivot. Panettieri centrale, altro terzino Filippo Barbieri e Stefano Roll e scusate Giacomo Boni sull'altra ala. Palla per i colori giallo-blu, 1-19 il risultato. Bortolotti per Barbieri per Gennaro Di Matteo, errore di Gennaro Di Matteo, la palla viene intercettata. Siamo sempre sul discorso di prima. Provvedi per Barbarito. Barbarito per provvedi palla all'ala Pierantoni, prova a servire il pivot. Pierantoni prova a servire Barbarito in posizione di pivot, ma la palla viene deviata, viene però fischiato 9, la palla è ancora per il Tavernelle. Provvedi, traversa di Provvedi,
e palla per i gialloblu, perché la palla rimbalza sulla traversa e tocca al soffitto. Panettieri per Filippo Barbieri per Gennaro Di Matteo riesce a, con esperienza di nuovo, a recuperare una superiorità numerica e un tiro dai 7 metri. Cambio del portiere da parte dei nostri avversari, sui 7 metri si presenta Gennaro Di Matteo. Gennaro Di Matteo, errore di Gennaro Di Matteo, purtroppo siamo sempre alle solite, con i rigori non ci siamo. Palla per il Tavernelli, che però è un uomo in meno. Barbarito, Pierattoni per il numero 7 Vermigli per Provedi. Per Pierattoni, viene fischiato fallo a Gennaro Di Matteo, quindi la palla è sempre del Tavernelle. Tavernelle Provedi viene fermato in modo irregolare da Gennaro Di Matteo, sempre palla per il Tavernelle. Barbarito per Vermigli, Pierattoni, Provedi riesce a siglare e a trafiggere Bonaccini. Gennaro Di Matteo per Barbieri per Panettieri entra e riporta i gialli a meno 2, il gialloblu a meno 2. Finalmente abbiamo sfruttato la superiorità numerica con un'azione che ci ha portato a tirare praticamente smarcati. Pierattoni, Barbarito per Vermigli, Pierattoni, Provedi. Vermigli, Provedi. Viene fischiato, si era liberato molto bene, ma viene fischiato fallo Bortolotti, quindi si riprende con un 9 a parte del Tavernelle. Provedi per Pierattoni, prova ad entrare, tiro, palla sprecata, la prima palla che i nostri avversari buttano via. La prendiamo ringraziando Gennaro Di Matteo al pertugio per poter entrare. C'è un errore in difesa da parte dei nostri avversari, 11-12. Due errori grossi da parte del Tavernelle, fino adesso non li avevano fatti. Barbarito per Provedi entra, viene però fermato sempre da collaborazione di Bortolotti e Gennaro Di Matteo. 9 Provedi, Barbarito per il numero 23 Pierattoni. Provedi molto forte Pierattoni, Pierattoni riesce a entrare e a siglare. A Filippo Barbieri viene fischiato fallo i 2 minuti, quindi siamo 13-11 e un uomo in meno. Gennaro Di Matteo per Tommaso Albertini per Francesco Panettieri, Filippo Boni, Gennaro Di Matteo, Albertini, Bortolotti, Panettieri, Provedi ferma Albertini, che non riesce a servire Luca Bortolotti. Gennaro Di Matteo, Panettieri, Albertini, Bortolotti, Albertini, Panettieri, Provedi sempre ferma Panettieri, viene chiamato il passivo, Gennaro Di Matteo, Panettieri,
Panettieri, di nuovo fermato Panettieri dalla difesa del Tavernelle. Adesso dobbiamo andare a tirare perché siamo sotto passivo. Passivo. C'è un giocatore del Tavernelle a terra, niente in tutto, Barbarito si rialza immediatamente, l'ha preso una spallonata in faccia ma sembra che si sia ripreso immediatamente. E corner per i colori giallo-blu. È entrato Nunzio Di Matteo, dobbiamo andare al tiro, chiaramente il mister cerca di avere i tiratori migliori. Purtroppo Nunzio non riesce a inquadrare la porta avversaria. 13-11, palla del Tavernelle. Barbarito, Pierattoni. Siamo sempre un uomo in meno. Al 5-51. Pierattoni per Barbarito. Pierattoni, provvedi. Provvedi, trafigge Bonaccini. Meno 3, 14-11. Nunzio Di Matteo, palla a Gennaro. Gennaro Nunzio. Bortolotti per Panettieri. Panettieri per Boni. Boni per Gennaro Di Matteo. Nunzio Di Matteo. Palla per Bortolotti che riesce a trafiggere Ciani. Dall'ala siamo 14-12. Provedi per Barbarito per Pierattoni, Barbarito che la funge da centrale, provvedi, bisogna che cerchiamo un attimo di evitare di subire il gol, ottimo, palo, siamo sfortunati perché nell'imbalzo sul palo casca in mano proprio al giocatore del Tavernelle, il quale viene travolto da Panettieri, 7-2 minuti per noi. Non siamo stati per niente fortunati neanche in questo caso. Adesso abbiamo Barbarito contro Jack Resci che si presenta di nuovo in porta al posto di Bonaccini. Barbarito contro Jack Resci. Barbarito trafigge Jack Resci, purtroppo siamo ancora con un uomo in meno. Rientra Bonaccini, Barbieri per Boni per Gennaro Di Matteo, Nunzio Di Matteo, Barbieri, Nunzio Di Matteo, gran gol di Nunzio Di Matteo, meno 2. Che trafigge Ciani, si alza dagli 8 metri, riesce a trafiggere Ciani, meno 2, però siamo sempre con un uomo in meno, cerchiamo un attimo di arginare, prove di arginare l'attacco avversario per tenere in comunque a tiro i nostri avversari. Rientra Pesci, ci fa naturalmente piacere vederlo in campo dopo l'infortunio del primo tempo. Sbaglia però il tiro sopra la traversa, quindi abbiamo l'opportunità noi di andare a giocare per il meno 1. Gennaro Di Matteo, Nunzio Di Matteo, Gennaro Di Matteo per Giacomo Boni, ottima parata del portiere Ciani, era stato liberato bene da Gennaro Di Matteo. Luca Bortolotti, però il portiere del Tavernelle riesce a parare e a portare la sua squadra, a lasciare la sua squadra più 2. Provedi per Vermigli per Pesci, provedi, ottimo gol di Provedi che beffa Bonaccini fintando un passaggio poi andando al tiro. Gennaro Di Matteo, Nunzio Di Matteo, Filippo Barbieri, finalmente siamo di nuovo in parità numerica. Viene fermato da Provedi Gennaro Di Matteo. Palla per Panettieri, 9. Panettieri.
Panettieri viene firmato, fa il momento del tiro e quindi la palla rimane sempre in mano al colori giallo-blu. 9. Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri. Coach Sgarbi sostituisce intanto i portieri. Gennaro Di Matteo per Tommaso Albertini. Gennaro Di Matteo viene fermato dal numero 7. Quindi Panettieri fermato dal numero 7. Tiro che si presenta ai 7 metri, Panettieri. Purtroppo Panettieri di nuovo ha sbagliato il rigore e sono 3 rigori su 4 che abbiamo sbagliato. È proprio la differenza che c'è del risultato. La palla è ancora nostra, Filippo Barbieri. Errori. Provedi. Purtroppo abbiamo buttato via un altro pallone. Panettieri per Albertini. Panettieri. Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo, Panettieri, Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri. Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, non inquadra la porta, palla ancora per il Tavernelle. Pierattoni per Pesci per Vermigli, Pierattoni, Pesci, Provedi, bella palla per Provedi per Barbarito viene fermato da Gennaro Di Matteo, Provedi, Pesci, Vermigli. Prove di sale dagli 7 metri e di nuovo trafigge Jack Resci, Giacomo Boni, siamo a meno 5. Gennaro Di Matteo viene fermato da Barbarito. Vengono dati 2 minuti da Gennaro Di Matteo per proteste. Di nuovo meno 5 con un uomo in meno sicuramente. La situazione si fa abbastanza pesante. Filippo Barbieri per Giacomo Boni. Giacomo Boni per Filippo Barbieri, Albertini viene fermato da Provedi, Albertini, Panettieri, non c'è mica niente da... Purtroppo, come solito, gettiamo via palloni senza senso. Purtroppo fino adesso siamo stati in partita, non si capisce perché con questi 3 errori, uno per un errore legato, 2 palle buttate via, 2 minuti per proteste, andiamo a rovinare quello di buono che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo permesso al Tavernelle di siglare 3 gol praticamente su palle perse da noi, quindi bisogna che cerchiamo un attimo di riassettare la squadra. Coach Gabbia ha chiamato il tempo a proposito e vediamo un attimo di giocarci questi 15 minuti ancora che ci rimangono, 15 minuti rotti che ci rimangono, in modo un pochino più consono al livello della partita che abbiamo fatto fino adesso. Rientrano in campo i nostri avversari toscani che naturalmente in questo momento a più 6 hanno tutto, è un uomo in più, hanno tutto l'interesse a rallentare il gioco. Per loro il risultato è
oggettivamente indifferente, perché la classifica rimane quella naturalmente, però soprattutto a Modena Tavernelle è una squadra che ci tiene a vincere e non ci regaleranno niente fino alla fine. Nunzio Di Matteo, Panettieri per Filippo Barbieri, Nunzio Di Matteo, Luca Bortolotti, Filippo Barbieri, Giacomo Boni, Nunzio Di Matteo. Due minuti, rigore, vediamo un attimo se riusciamo a mettere a segno qualche rigore, perché non è possibile che noi sbagliamo sempre il 70% di quelli che ci vengono concessi. Adesso anche il Tavernelle avrà un uomo in meno, la partita non è sicuramente finita, però le occasioni che abbiamo bisogna che le sfruttiamo, perché se no non sappiamo come non capiamo come, non immaginiamo come possiamo riaddrizzare. Nunzio Di Matteo comunque in questo caso riesce a siglare rigore, siamo a meno 5, 13 minuti e 40 secondi dall'inizio del secondo tempo, gli avversari sono in 5 come noi, però giocheranno. Sfondo, viene fischiato sfondo a Provedi. Vediamo che gli arbitri stanno parlando tra di loro. Palla dei gialli, palla nostra, palla giallo-blu, palla nei mani di Gresci. Nunzio Di Matteo, Panettieri, Barbieri, adesso siamo noi che dobbiamo velocizzare il gioco naturalmente, a meno 5, Panettieri, Nunzio Di Matteo, Panettieri per Giacomo Boni, Filippo Barbieri, Nunzio Di Matteo, fermato da Provedi, Nunzio Di Matteo, però il tiro di Nunzio Di Matteo viene fermato da Ciani. Provedi, di nuovo siamo in 6, quindi abbiamo l'uomo in più, Pesci, Pierantoni, Pesci, Provedi, Pierantoni, Provedi, viene fermato. Pierantoni, Provedi, Pesci. Ottima palla presa da Panettieri che si presenta in contropiede, però non riusciamo a sfruttare queste occasioni. I nostri avversari per fortuna ci regalano il pallone, però non possiamo non siglare questi contropiedi, già la seconda o la terza volta, 3 rigori sbagliati, 2 contropiedi parati, la differenza la fanno queste cose. Panettieri, è entrato Mezzetti, siamo di nuovo in 6, Filippo Barbieri, viene fischiato fallo, palla Bortolotti, Filippo Barbieri. Gol di Panettieri, ottimo gol di Panettieri, finalmente, meno 4, 19 a 15, i nostri avversari sono di nuovo in 6 anche loro, Pesci per Vermigli, Vermigli per Pierantoni, Provedi, Pierantoni per Pietrangeli, sono anche fortuna. Grande parata di Jack Resci che strega Vermigli. Mezzetti per Panettieri per Nunzio Di Matteo, Panettieri, Mezzetti per Albertini, Panettieri riesce a beffare, salta sopra Provedi, finalmente meno 3 al 16:55. Provedi
Pietrangeli, Provedi, Pierattoni, Pierattoni, Pesci, viene fermato da Barbieri, Varvarito, Varvarito per Pesci, Pesci per Varvarito, Provedi, Provedi, finita, servizio al pivot, però non riesce a filtrare la palla, Pierattoni per Provedi, Provedi per Pesci che va, si alza il tiro, deviazione, siamo sfortunati. Bortolotti, Panettieri, l'arbitro richiama indietro le due squadre, però la seconda fase era cominciata troppo presto. Panettieri, Nunzio Di Matteo, Panettieri, Mezzetti, Panettieri, Nunzio Di Matteo, Panettieri, Mezzetti, Nunzio Di Matteo, Panettieri, Mezzetti. Mezzetti, Nunzio Di Matteo, Nunzio Di Matteo prova il tiro ma sbaglia, non inquadra la porta. L'arbitro ferma il tempo. No, adesso ripartiamo. Ok. Pietrangeli, Pierattoni, Pierattoni per Pesci. Pierattoni viene fermato. Barbarito, Pierattoni, Pesci. Pierattoni, baglia Pierattoni, baglia Pesci. Palla viene, Resci chiede l'intervento dell'arbitro, il tempo è fermato, problemi sul pallone, viene cambiato il pallone. Adesso vediamo, l'arbitro va a confabulare con coach Garbi che cambia il pallone, no, viene pulito dalla Pece probabilmente. Siamo 16-20 per il Tavernelle, la palla in mano è giallo-blu, vediamo come si svolge questa azione. Naturalmente noi bisogna che cerchiamo di velocizzare il gioco e di riavvicinarci agli avversari il prima possibile per poter cercare di arrivare a una volata finale punto a punto. Non è semplice perché naturalmente ci troviamo di fronte a una squadra quadrata, forte, che è venuta qua a interpretare la partita e in modo molto quadrato. Bortolotti, Bortolotti per Gennaro Di Matteo, Gennaro Di Matteo, Panettieri, Panettieri viene fermato, palla, palla dei gialli, l'arbitro ha rilevato una deviazione da parte del Tavernelle. Mezzetti, Nunzio Di Matteo, Panettieri, 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 ottimo, ottimo tiro di Panettieri, si procura un rigore. Ciani era riuscito a intervenire, però stavolta tra Panettieri e Mezzetti sicuramente l'azione è stata fatta molto bene e i nostri avversari si trovano con un uomo in meno per due minuti e noi abbiamo la possibilità di portarci a meno tre. Cambio del portiere da parte del Tavernelle. Si presenta sul dai 7 metri Nunzio, Nunzio Di Matteo trafigge il portiere del Tavernelle e siamo 20-17. Tavernelle però gioca con un uomo in meno in questo momento. Pietrangeli, Provedi, Pierattoni, Pesci, Provedi, Provedi, Pierattoni, Provedi. Ottimo, ottimo intervento di Mezzetti che sbilancia Pesci e quindi ci permette di andare a giocare in attacco. Nunzio Di Matteo riesce con un'azione personale a trafiggere la difesa, a entrare finalmente nella difesa del Tavernelle, approfittando anche del fatto che c'è un uomo in meno, ci siamo a meno due, a 10 minuti dalla fine, scarsi,
20-18 per il Tavernelle. Vermigli per Pesci. L'arbitro chiede di fermare il tempo, entra in campo ad asciugare il parquet. Coach Garbi qualcosa da dire all'arbitro. Comunque, adesso siamo 20-18 per il Tavernelle, pali male al Tavernelle che però ha un uomo in meno. Sicuramente le ultime azioni in attacco sono state più incisive, soprattutto la collaborazione, l'entrata di Mezzetti ci ha sicuramente favorito, ha velocizzato il gioco, ha servito due bei palloni che sono stati finalizzati da Panettieri, da Di Matteo. Continuiamo su questa falsa riga, vediamo un attimo di difendere bene Pierattoni prova a insinuarsi, la difesa si chiude finalmente bene. Pierattoni, pesci per Pietrangeli che riesce ad entrare. Coach Garbi di nuovo prova a cambiare i portieri. Giacomo Boni, vengono fischiati di nuovo due minuti su Giacomo Boni che era saltato. Una 18 per il Tavernelle. Giacomo Boni aveva provato ad entrare e a tirare, viene fermato in modo irregolare, l'arbitro giudica anche da due minuti il fallo fatto da Pierattoni. Ci giochiamo altri due minuti con un uomo in più, vediamo un attimo come costruiamo questa azione. Adesso sono al tavolo i due arbitri, al tavolo dei segnapunti per controllare secondo me c'era stato un problema, potrebbe esserci un problema legato al fatto che un uomo è entrato in anticipo rispetto a quello che erano i tempi definiti, però non in questo momento non riusciamo a capire. Vediamo un attimo che stanno sempre parlando tra di loro i due arbitri con i giudici di sedia. Il Tavernelle comunque è in cinque uomini per i due minuti presi da Pierattoni per il fallo su Giacomo Boni, ma probabilmente il contenzioso riguarda l'espulsione precedente, questo non siamo sicuri. Vediamo un attimo come infatti gli arbitri stanno parlando con la panchina del Tavernelle. Adesso vediamo un attimo come finisce la cosa. A noi da qui potrebbe sembrare che è rientrato l'uomo in anticipo rispetto a quello che era, cioè che adesso dovrebbero essere in quattro quelli del Tavernelle, esatto, perché era entrato in anticipo probabilmente rispetto a quello che era l'espulsione precedente, esatto. Esatto, è proprio così, probabilmente, cioè diciamo che il contenzioso riguardava appunto il fatto che i due minuti precedenti e quelli presi da Pierattoni, dal numero 7 Vermigli, non erano ancora scaduti, semplicemente questo. Quindi noi andiamo a giocare adesso questa azione contro i nostri avversari che sono in due uomini in meno. Ancora però non è risolta la situazione al tavolo, vediamo un attimo, siamo sempre lì che discutiamo. Ne approfittiamo per dare gli orari delle partite, la trasmissione della partita sul TV qui sarà data la domenica sera alle 22:30 e giovedì sera alle 20 della prossima settimana. Questi sono gli orari in cui potrete vedere la partita integrale tra Modena e Tavernelle, Panterai Modena e Ego Tavernelle. Si protrae ancora la discussione, chiaramente queste interruzioni, soprattutto in un momento in cui sembrava che la nostra squadra era almeno 6, sembra che no, non,
sembrava che la nostra squadra da almeno 6 è riuscita a riportarsi almeno 3 con un uomo in più, la palla in mano, non sono certamente a nostro vantaggio perché siamo noi che dobbiamo inseguire. Comunque adesso vediamo quando gli arbitri decideranno di riprendere il gioco, sembra che la cosa si sia risolta. Vediamo l'arbitro, uno dei due arbitri che sta parlando col coach Lalic del Tavernelle. Ecco un attimo, l'arbitro rientra in campo ed effettivamente sembra, diciamo che l'ipotesi che avevamo fatto all'inizio sembra proprio quella, sembra che sia stata quella giusta, perché il Tavernelle sono in 4 uomini in campo in questo momento, quindi probabilmente non era ancora terminato il tempo dei 2 minuti precedenti. L'arbitro sta ancora parlando con il dirigente del Tavernelle e sembra che si possa approcciare il gioco. Addirittura gli uomini in campo sono 3. Sinceramente non capiamo, gli uomini sono 3, a meno che non sia stata una sanzione legata al fatto che era stato fatto rientrare in precedenza troppo presto il giocatore che dei primi 2 minuti. Fatto sta che a questo punto ci troviamo contro un avversario del 3 che è composto da tre uomini e quindi noi bisogna che ne approfittiamo sicuramente. Nunzio Di Matteo, siamo a meno 2, i nostri avversari sono ancora in 3, adesso vedremo, probabilmente dovrà rientrare un uomo subito, che è esatto, che è quello che ha finito i 2 minuti, però gli altri 2 uomini fuori con i 2 minuti dovrebbero rientrare allo scadere verso il 23° del secondo tempo. Ottimo Pierattoni, prova a superare Mezzetti. Tiro di Provedi che purtroppo trova il palo. Panettieri viene fermato da Provedi. Bortolotti per Mezzetti, Panettieri, Nunzio Di Matteo. Panettieri sigla. Panettieri. I nostri avversari sono sempre in 4, vediamo di non subire gol adesso, chiamano il tempo. Mi coach Lalic chiama il tempo per il Tavernelle. Meno 2 a 22:56 con il Tavernelle in 4 uomini. Purtroppo abbiamo subito un gol, effettivamente Provedi ha fatto un gol molto bello da lontano, ha preso l'incrocio, doppio palo, ha preso il palo, scusate, palo interno e ha trafitto Bonaccini. Bisogna che stiamo concentrati in difesa e approfittiamo di questa situazione per non subire un altro gol. Rientrano in campo le 2 squadre. Siamo a 22:56, 20 a 22 per il Tavernelle. Pierattoni con la palla. Il Tavernelle in questo momento ha in campo Pierattoni, Petrangeli, Borgianni e il numero 9 l'ala. Scusate, è Provedi. Il numero 66. Pierattoni, Provedi. Pietrangeli. Mez-
Zetti. Mezzetti è. Sì. Prende un colpo alla spalla. Viene, scende, purtroppo prende una botta contro la parete, probabilmente. Pierantoni entra al suo posto. Nunzio Di Matteo. Pierantoni. Ottimo intervento di Albertini. Borgianni, Pierantoni. Pierantoni, viene toccato il braccio Pierantoni, sono in cinque i nostri avversari, però hanno il passivo, devono tirare. Pesci, è rientrato Pesci. Se non capiamo gli arbitri cosa stiano fischiando, sicuramente la palla rimane al Tavernelle, che comunque ha il passivo e quindi deve andare al tiro. Sicuramente adesso ci andrà Pesci o Provedi. I tiratori da fuori naturalmente non mancano. Parata di Bonaccini, che riesce a prendere la palla. Panettieri per Nunzio Di Matteo. Albertini, Panettieri per Filippo Barbieri. Nunzio Di Matteo viene fermato da Provedi. Di nuovo in sei il Tavernelle. Filippo Barbieri. Panettieri viene fiscato, sfondo a Panettieri. Vermigli, Pesci, Provedi, Pierantoni, Provedi. Borgianni per Pierantoni per Pesci, viene fermato Pesci. Borgianni, Pesci per Pierantoni. Palla sfiorata Bortolotti. Palla ancora per il Tavernelle. Tiro di Pesci, che riesce a trafiggere Bonaccini. Panettieri. Boni, Barbieri. Per Panettieri. Gennaro Di Matteo. Filippo Barbieri. Viene fischiato fallo Vermigli su Boni, ancora palla dei giallo-blu. Chiama il tempo coach Garbi, mancano 4 minuti alla fine della partita, meno 3. E la palla in mano dei giallo-blu. Vediamo un attimo se riusciamo a imbastire questa azione per poter poi arrivare al gol. È chiaro che adesso dobbiamo fare qualcosina in più di quello che abbiamo fatto fino adesso, perché purtroppo il tempo ormai stringe. 20 a 23 per il Tavernelle. Vediamo coach Garbi come decide di impostare l'azione. Naturalmente il nostro tifo è sempre stato presente e ci ha incitato per tutta la partita. Non sono mai mancati dalla parte della torcida i cori per i nostri giocatori. Vediamo un attimo di cercare di portare a punto questa partita, se riusciamo. Siamo sempre stati sotto di 2 o 3 punti, però potremmo, anche sfruttando anche il fatto che la squadra del Tavernelle non è che abbia cambiato molti uomini, poter portare alla fine della partita, la partita punto a punto. Comunque palla nostra. Gennaro Di Matteo per Panettieri per Filippo Barbieri. Gennaro Di Matteo Filippo Barbieri, Panettieri per Filippo Barbieri.
palla sempre giallo-blu, trattato una deviazione, Gennaro Di Matteo. Sono riusciti a fermare, purtroppo l'azione non è andata a buon fine. Pesci adesso, chiaramente il Tavernelle andrà a tirare sul filo del passivo, sono avanti di tre, mancano tre minuti e mezzo. Pesci per parata di Bonaccini. Panettieri, Gennaro Di Matteo, viene fischiato passi Gennaro Di Matteo, purtroppo il gol non è valido. Provedi per Pierattoni. Pesci per il numero 9 Pietrangeli, che però viene fermato. Pesci per Pierattoni. Ottimo Panettieri praticamente ridà la palla a Provedi. Pesci per Pierattoni. Pesci, chiaro che se non sfruttiamo queste opportunità non riusciremo mai. Pesci va per tirare, non riesce a tirare. Borgianni, pesci per Pierattoni. Bonaccini riesce a prendere la palla. Panettieri per Gennaro Di Matteo viene messo giù, palla ancora giallo-blu. Panettieri, Gennaro Di Matteo viene contrastato da Provedi in modo giudicato non corretto. La palla è ancora per i giallo-blu. Filippo Barbieri per Giacomo Boni riesce a siglare. 28 e 39 meno 2 per i colori giallo-blu. Provedi coach Lalic naturalmente chiama il tempo per organizzare l'azione. Manca un minuto e 23 secondi alla fine della partita, meno 2 per i colori giallo-blu. Vediamo come va a finire. Purtroppo diciamo, gli errori non indotti in questa partita sono stati, a nostro parere, decisivi effettivamente. Tavernelli ha fatto la propria partita sfruttando quelle che sono le proprie caratteristiche, cioè una potenza fisica superiore al Modena, due tiratori più veloci, due tiratori più potenti da fuori. Però noi, Modena, quei 2-3 gol di scarto che sono stati il refrain di tutto l'incontro sono fondamentalmente dovuti, a nostro parere, a quegli errori regali in più che noi abbiamo fatto, quegli errori che il Tavernelli invece non ha commesso. Comunque, passivo Pierattoni deve andare a tirare. Pesci ribattuto dal muro giallo-blu, il tiro di Pesci. Siamo, ecco, palla per Filippo Barbieri, dobbiamo tirare. Boni, rigore, sì, giusto, rigore a 29-32. Palla per Nunzio Di Matteo, viene firmato il tempo a 29-36. Ci presentiamo sul dischetto con Nunzio Di Matteo contro il portiere numero 69 Zoppi Riccardo. 29-36, meno 1, 23-22 a 29-42. Naturalmente adesso il Tavernelle ha la palla in mano, avrà tutto l'interesse
ad andare piano, provedi. Provedi. Purtroppo Boni va a protestare con l'arbitro, che era una questione, la palla ormai era stata data, che chi avesse ragione era, non interessava a questo punto. Palla per il Tavernelle, 23-22. Come sempre sono partite che finiscono punto a punto. Essere arrivati fin qua a 6 secondi dalla fine aumenta il nostro rammarico sicuramente, perché le occasioni le avremmo avute per portare a casa la partita. Nunzio Di Matteo, Pesci, 22-23, il Tavernelle vince la partita. E la partita viene vinta, diciamo, meritatamente dal Tavernelle. Come dicevo prima, il rammarico aumenta perché purtroppo siamo andati praticamente per tre quarti della partita sempre sotto di 2, 3 o 4 gol, e o questa differenza è legata o agli errori fatti dal dischetto o, come avevamo già detto, a errori non indotti dagli avversari ma regalati da noi. A questo punto, dalla fine del gironi della regular season del girone B di Serie A, Pantarei Modena occupa l'ottavo posto e quindi affronterà il girone d'orologio partendo più 2 rispetto all'ultima. Ricordiamo che nel girone d'orologio parteciperanno 5 squadre, una verrà eliminata e terminerà il campionato, le altre 4 si incontreranno tra loro in 2 scontri diretti e poi chi verrà fuori dagli scontri diretti proseguirà con le squadre degli altri gironi per cercare di raggiungere la Serie 1. Per adesso vi salutiamo e ci vediamo la prossima partita. Adesso non sappiamo perché è invasa gli altri risultati degli altri campi e non sappiamo ancora quali saranno i nostri avversari, lo sapremo molto molto velocemente. Per adesso vi ci salutiamo, arrivederci.